Buongiorno, ben ritrovati al TG Flash di Teletruria. Subito in primo piano in questa edizione la cronaca con un mezzo pesante che è andato a fuoco in città. È successo questa notte in via Marco Peregno, causando disagi alla circolazione anche durante le prime ore del mattino. Tutto è successo durante la notte poco dopo l'1:30 in via Marco Peregno, all'altezza dell'incrocio con la tangenziale. Un camion carico di stoffe e pellame ha perduto il rimorchio. Il carico si è rovesciato sulla carreggiata e una parte di esso ha preso fuoco. Non si conoscono ancora le cause che hanno sprigionato il rogo. L'incidente ha di fatto diviso in due la città, in quella che rimane una delle principali strade di accesso e di uscita. Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma i lavori di pronto intervento prima e la bonifica dopo hanno paralizzato l'intero traffico di accesso e uscita al centro città, con ripercussioni anche sulla tangenziale. I vigili del fuoco hanno domato l'incendio molto pericoloso perché vicino ad abitazioni con un lungo lavoro, ma la bonifica è proseguita in mattinata. Fin dalle prime ore del mattino si sono formate lunghe code. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la polizia municipale e le altre forze di polizia. L'incidente è accaduto, come detto, per cause ancora da accertare. Questo è il carico di stoffe e pellami che il mezzo trasportava. Merce inservibile, la cui unica sorte rimane quella di essere smaltita. Se ci fate caso, in queste immagini, riprese di prima mattina, compare ancora un filo di fumo. La benna della ruspa provvede a liberare la sede stradale. Questo è il rimorchio, così come si presenta dopo lo spegnimento. È stato sistemato qui, in modo provvisorio, a 200 metri dall'incrocio. Immagini che documentano l'entità di quanto è accaduto. Disagi anche per gli ingressi a scuola, con mezzi che hanno impiegato molto tempo per percorrere tratti brevi. Le scuole dei centri montani, che lunedì erano rimaste chiuse a causa del maltempo, sono tutte riaperte, ma la guardia resta decisamente alta, con una nuova perturbazione in arrivo nella notte. Il peggio è passato, ma ancora la guardia resta alta nelle zone montane della provincia di Arezzo. A Badia Tedalda, solo in una piccola frazione, la luce è mancata fino a questa mattina. Per il resto, scuole aperte anche a Sestino e Chiusi della Verna, oltre che nelle frazioni interessate dalla forte ondata di neve che ha raggiunto anche il metro di altezza in più punti. Le previsioni parlano di precipitazioni leggere nel corso della notte. Le immagini che state vedendo si riferiscono a Chiusi della Verna, uno dei centri maggiormente colpiti dall'ondata di maltempo che è arrivata dall'est europeo. La giornata di sole ha regalato un momento di leggerezza e anche di buon umore, ma per gli operatori che in queste ore si sono prodigati per rendere le strade accessibili e gli uffici pubblici praticabili, non è stato certo un momento semplice. In centri montani come questi la gente è abituata alle nevicate. E il sindaco Tellini sottolinea come la situazione stia tornando alla normalità. E questa è stata, diciamo, un'emergenza di tempesta di neve e l'abbiamo gestita, diciamo, stando sul territorio, lavorando giorno e notte con i spazzaneve sia sulle strade provinciali sia sulle strade comunali, ecco, dove veramente non abbiamo perso tempo né, diciamo, si è stato dato anche, diciamo, anche un modo di lavorare a turni, a modo che una volta riposava uno e lavora l'altro, ecco, senza fermarsi mai, senza lasciare mai le strade incustodite. Ecco. Ancora cronaca, anche la stradale di Arezzo ha contribuito all'operazione partita da Orvieto, con la quale è stato stroncato un traffico illecito di auto di lusso rubate poi destinate all'estero. Le prime tre vetture sono state intercettate dalla stradale orvietana lungo la 1, mentre la quarta, un SUV Mercedes, oltre ad un'auto che fungeva da staffetta, hanno fermato la loro corsa ad Arezzo, dove appunto sono state intercettate dalla stradale di Battifolle. Denunciati tre cittadini francesi di origini nordafricane ed ora le indagini proseguono per ricostruire l'intera catena illegale. Voltiamo pagina. Le scelte del fine vita sono state il tema affrontato per la festa della Toscana celebrata al C3 in Casentino, un tema delicato che ha coinvolto il pubblico. Quando si parla della festa della Toscana, sempre qualcosa di molto particolare, ma questa volta riguarda veramente l'uomo, la vita
ma quale vita? Riferimento all'articolo 21 della Costituzione, che tutti hanno il diritto e il dovere di decidere e di scegliere. Allora, su questo tema della scelta, si poteva fare mille scelte, da quelle umane, da quelle religiose, a quelle politiche, però ci sembrava che quella del fine vita fosse un tema importante, perché investe un ambito filosofico, un ambito storico, un ambito legislativo, ma anche un ambito religioso umano. Allora questo era il taglio che volevamo dare, e quindi abbiamo impostato questo tema cercando di parlare di accompagnamento, di rispetto, di comunicazione. Affrontiamo un tema che ci riguarda tutti, quindi abbiamo aderito proprio anche per la grande platea alla quale questo messaggio di così tanta importanza poteva arrivare. Io credo che chiunque sia passato da situazioni in cui il trapasso al regno dei cieli o dove uno vuole, dove è stato difficile, certamente questo allarga il pensiero, insomma, ecco, su orizzonti che uno prima esclude fino a che non c'è proprio nel mezzo, insomma. Sottolineo la scelta felice del titolo, le scelte verso la fine della vita. Dovremmo favorire la diffusione delle cure palliative, che sono tutt'altro che cure che non servono a nulla, come a volte il termine palliativo potrebbe far sembrare, ma sono cure che leniscono i sintomi delle persone appunto verso la fine della vita, evitando ricoveri in pronto soccorso, in ospedale, che spesso non sono efficaci. La sanità toscana ha bisogno di un salto di qualità, lo ha dichiarato il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Gabriele Veneri, che è intervenuto in occasione della visita a Sansepolcro del presidente della Commissione Sanità in Senato, Francesco Zaffini. Il consigliere regionale Gabriele Veneri, accompagnato dal consigliere Laura Chieli, la politica è essenziale, e quindi anche per quanto riguarda la Toscana, che a suo tempo era da considerare sotto l'aspetto sanitario una delle migliori d'Italia, va quantomeno tutelata. Sì, diciamo che la visita del senatore per noi oggi rappresenta una grande vicinanza di persone a noi appunto vicine e amiche, che rivestono ruoli importanti e che danno il massimo dell'attenzione, il massimo della collaborazione ai nostri territori. Per quanto riguarda la politica, direi che la politica ha una grande responsabilità per quello che oggi noi ci troviamo a vivere, e nonostante si manifestano sondaggi entusiasmanti, purtroppo i nostri cittadini lamentano un po' un disservizio da parte della sanità della Regione Toscana, e abbiamo grande collaborazione con la dirigenza appunto provinciale dell'area sud-est, e con il direttore e con la direttrice di presidio, e però abbiamo bisogno di fare un salto ancora in avanti. I buoni propositi ci sono, la collaborazione rispetto al nostro territorio c'è, però dobbiamo continuare a crescere per arrivare all'optimus, che è che i nostri cittadini non si lamentino più del sistema sanitario pubblico. Molti di voi sicuramente ricorderanno i vari locali che si sono succeduti ad Olmo, alle porte di Arezzo. Ebbene, ora quello spazio avrà una vita completamente nuova. Dopo lo Storyville, il Mille Lire, il Care Maschi e tutti gli altri, l'edificio che si trova ad Olmo, di proprietà di una cooperativa, cambia pelle e diventa uno studio fotografico con un elevato livello tecnologico. Sarà uno studio rental per aziende, per videomaker, per fotografi e per case di produzione. I lavori sono addirittura di arrivo, anche se già i primi nomi noti dell'etichetta Retina Woodworm hanno iniziato a calcare il set per girare video musicali. Set con un sistema di luci estremamente all'avanguardia. La sala Limbo, il Limbo Ciclorama, il primo della provincia d'Arezzo e comunque uno dei più grandi del centro Italia, di 8 metri per 8 con una forma a C, se ne trovano pochi in zona. Un nuovo sistema di light panel studiato sempre negli Stati Uniti, studiato da grandi registi, tra i quali ne nomino solo uno, che è Martin Scorsese, che usa questa tecnica. In arrivo anche un braccio meccanico per il quale è in corso una collaborazione per lo sviluppo del software. Si chiama un robot antropomorfo, sul quale si possono attaccare varie telecamere, dalla camera cinema
a qualsiasi camera il cliente o il professionista abbia bisogno. E anche questo è il primo e l'unico nella provincia e forse in regione. Si chiamano Ray ed Urso, hanno la FeLV, ovvero la leucemia felina, una condizione di fragilità rispetto agli altri gatti. Sono bellissimi e cercano casa allo Scudo di Pan. Siamo allo Scudo di Pan con Maria Pia, siamo nel recinto dei gatti FeLV. Intanto che cosa vuol dire avere la FeLV per un gatto? La FeLV è considerata come la nostra leucemia. E quindi ovviamente hanno le difese immunitarie abbassate e quando si attiva la malattia annullate e sono molto più delicati quando arriveranno i raffreddori e le malattie varie. Qui abbiamo due bellissimi gatti da presentarvi, uno è Ray e uno è Urso, è Urso detto il gatto mucca perché gli piace mangiare l'erba che abbiamo qui intorno. Sono due gatti dolcissimi, sono dolci, momentaneamente non hanno bisogno neanche di cure particolari perché sono FeLV, però è ferma, diciamo così, la malattia e hanno bisogno però di una casa. Se si trovasse ovviamente una casa, questi animali che sono un pochino più delicati, è ovvio che gli si allunga la prospettiva di vita, questo senz'altro. Non è necessaria un'adozione di coppia, comunque Re e Orso sono in attesa di una famiglia, qualcuno che gli voglia bene e che li tenga appunto in casa, perché con l'amore di una famiglia è molto meglio, anche se qui stanno benissimo. Sì, senz'altro, ecco, l'amore di una famiglia a tutti i gatti fa bene. E poi non ci dimentichiamo che i gatti danno tantissimo. Sì, danno tantissimo, veramente. Danno tutta la loro vita alla persona, quindi bisogna amarli in tutti i modi possibili. Ed è davvero tutto per questa edizione, l'informazione su Teletruria prosegue con le nostre breaking news e poi questa sera dopo il TG della sera potete assistere a Newsline dentro la notizia, di seguito Timeline a cura di Leonardo Livito e ancora Arezzo Noir, il nuovo format a cura di Matteo Giusti e Cesare Baccheschi e oggi si parlerà di Davide Pecorelli e della sua avventura al termine sportivamente condotto da Andrea Lorentini e Riccardo Buffetti. È davvero tutto. Grazie per la vostra attenzione.